Nei secoli successivi, il rettangolo aureo continuò ad essere la quintessenza della perfezione architettonica in tutto il mondo occidentale. La cattedrale di Notre Dame ce ne dà un esempio. I pittori del Rinascimento conoscevano bene il magico segreto. E a tutt'oggi il rettangolo aureo ha un posto importante nella nostra cultura. I pittori moderni hanno a loro volta riscoperto la magia delle sue proporzioni. E la vita stessa, la natura, tiene conto di esse. Anche questo è molto magico. Mi piace la musica, la magia magica come questa. Ah, 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 Paperino. Fammi provare. No. Proporzioni reali. Tu sei un po' diverso. Ah, temo proprio che non ce la farai. Beh, non tutti siamo matematicamente perfetti. Bravo Paperino, ma non sei solo ad avere delle proporzioni, diciamo così, pentagonali. La natura si serve della stessa figura geometrica. Ecco la petunia, il fiore di gelsomino, la stella marina, il fiore d'arancia. Le opere della natura che a buon diritto fanno parte della società pitagorica della stella a cinque punte si possono contare letteralmente a migliaia. La natura ha sempre una sua logica matematica, ma ricorda, Paperino, che in matematica esiste il concetto di infinito. Le magiche proporzioni della sezione aurea si ritrovano ancora in molte spirali naturali. La profusione di forme geometriche nella natura conferma le parole di Pitagora. Tutto è disposto secondo numeri e forme matematiche. Infatti abbiamo visto che la matematica è parte integrante della musica, dell'arte, di quasi tutte le manifestazioni della natura e come avevano intuito i greci, le regole sono sempre le stesse. Beh, Paperino, ti è piaciuta la giostra matematica? Caspita, la matematica non sono più di due per due. Calma, Paperino, e vedrai che la matematica entra anche nei giochi. Gioca? Oh, caspita! Cominciamo con un gioco che si fa su una tavola a quadri bianchi e neri. La dama? Non la dama, gli scacchi. Scacchi? Sì, gli scacchi. Cioè una gara matematica fra due cervelli. È un gioco praticato da secoli da nobili e plebei. Inoltre Lewis Carroll, egregio matematico e scrittore di favole, si servì di una scacchiera come ambiente per la sua celebre fiaba Attraverso lo specchio. In essa Alice si trova alle prese con i pezzi di un gioco di scacchi. Oh? Santo cielo, cos'è questo coso? Può fare il mondo, sembra una pedina per adulto. Ma che pedina, sono Paperino! Dice di essere Paperino. Ma ciò è inaudito. Forse è un'altra Alice. Alice? No, no, è una pedina per adulto. Una pedina? Prendete quella pedina! Signor Spavito! Alice! Alice! Ha
Mangiane uno. Adesso puoi osservare il gioco da un punto di vista meno pericoloso. Gli scacchi sono un gioco di calcoli strategici e poiché la scacchiera è una forma geometrica, le mosse seguono delle regole matematiche. Scacco matto. E la partita è finita. Anche gli altri giochi hanno un fondamento geometrico. Il campo da baseball è un rombo. E senza la matematica non potremmo nemmeno tenere il conto dei punti. Il football si gioca su un rettangolo tagliato da una serie di linee parallele. La pallacanestro invece è basata su una combinazione di circoli. Perfino questo gioco infantile si serve di una serie di quadrangoli. No. C'è un gioco da grandi il cui campo è costituito da due quadrati regolari e che si serve di tre sfere e di una serie infinita di angoli. In altre parole, il biliardo. Tu conosci il gioco, vero Paperino? Vediamo se questo giocatore di carambola a tre sponde si serve della stecca un po' meglio di te. Tre sponde? Esatto, tre sponde. La prima palla deve colpire la seconda, poi toccare tre sponde ed infine colpire la terza palla. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ci vuole un esperto per indovinare diversi colpi di seguito. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. No, Paperino, non è fortuna, è abilità. Per fare questo gioco si debbono conoscere tutti gli angoli. Esistono delle tecniche ben precise. Colpendo la palla in basso, per esempio, essa acquista una rotazione all'indietro. Un colpo di fianco la fa invece scorrere lungo la sponda. Questi colpi complicati richiedono molto esercizio. Uno, due, tre. C'entra come la matematica. Il giocatore calcola mentalmente ogni colpo. Potrebbe giocare così, ma ci vorrebbe molta fortuna. Si può fare di meglio. A questo scopo egli si serve degli indici segnati sulla sponda del biliardo. In primo luogo calcola l'angolo naturale per colpire le altre due palle. Così vede che la sua palla deve rimbalzare all'altezza dell'indice numero 3.